Chi è? Sono Ghimada le Arab. Ne, ma se posso sapere come l'ho tutte le nascuse? Se posso sapere da qua per tu delle mici? In dopo per tu sei sorda. Eh già, i poi era così fesso che la nasculeva a casa. A così si veniva la polizia, trovava e soppigliava. Ma io non tengo una lira. Tengo cazzone quei pezzi a rete. Mi trasoviete per tutte parti, ovvero no? E così, ai! Ah, perché siete verne tutte le gambe, vanno in sospetto e ti portano a poggi poggio. Ma allora che sto io da roba a fa? Se non mi posso fare un vestito, se non mi posso fare a mangiare. A mangiare sto tempo. Quando sei scordato ho fatta e voglio mangiare. Ma tu sei pazzo. In a poco e poi schiaffi faccio andare a pulizia. Vabbè, a non chiagnere. E muoverimi si rosaria e mi sa fare fasulo, ti faccio una zuppatella. Ma come, con tanto denaro che tengo a mangiare zuppa e fasulo? I soldi vanno dati pelle e ossa. E così arresta pelle e ossa. Perché se se ne accorgono che si ingrassate, dicono: oi, o Mario Leis, con tutte le denaro che si ha rubato, chissà che mangiate ci starà facendo. Forza hai ragione. Fammi mettere sotto braccio che non mi rai allerta. Non fa niente, va. Ma raggio che la zuppa delle fa su. E non dammo uscia però. Dostate. È una parola. Chi è? Sono io, Luigino Zombafus. Il marito vuoi sta addosto? È sceso, però potete riuscire a me. I sacci vita e miracoli, mio marito. No, ha già parlato qui. Vi prego, qualunque cosa. Pure se si tratta di una somma denaro. Io sto capo per sentire. Vedete, io procurai un lavoro a vostro marito. E non se ne facette niente perché invece ci isse ci mannai a quelli due fassacchiotti che te ne ha preso. Isse che la notte se ne stette beatamente a rindoriettarsi scarfa vicino a voi. Hai perdette una bella franca in Mariù. E con ciò? Stanotte invece ci aiuto. È stata buttata a termine un lavoro in una cinquantina di mariure. E io sto qua per essere risarciti di tutti i danni subiti nel precedente lavoro. E siete sicuro che il lavoro stanotte l'ha fattissa? Sì. C'è sentito pure voi? No. E allora come facite a dire che è statissa? Perché era un lavoro che Solisse poteva portare a termine. C'è stato un sistema d'allarme per tutta la villa che Solisse poteva trasì. E invece vi dico che non è statissa a commettere furto. Perché pure stanotte ha dormito tra le mie braccia. Ah sì? Pure voi vi ostinate a dire che non è statissa a commettere un furto. Allora mo scenga, va a fare una telefonata. E da stanotte in poi non se ne starà più a dormire beatamente tra le vostre braccia. O faccio dormire in compagnia e pimmici e puceriali. Ca una pimmici ci stessi tu. E mo esci in da sta casa. Prima che venne Salvatore e ti scamazzo con meno serpa velenosa. Esci fuori sta casa. Esci miserabile a me niente. E vabbè, ce l'hai voluto tu. Mamma, è tutto divertimento rindalle di là. E avrei Maruzzelle per come si è divertito. Mamma, ma che è? Tu stai a niente? No, non è niente. Però c'è stata una novità. Papà, ma che sto a aiutarci tu a mamma a niente? Lo so, ma forse mamma non sta buona. No, Salvatore, è stato che Luigino Zombafus ha saputo furti stanotte e gli avrò una camorra. Ma perché? È sicuro che sono stato io? A ritta che con tutti quelli sistemi all'arma, solo tu potevi portare a termine il lavoro. Io l'ho già messa a porta, l'ho già cacciata. E sta ritta che scendeva e gli va a fare una telefonata. E mo che succede? Che succede? Succede che c'è veramente faceva una telefonata a polizia. Ma quando esiste Dio scippo con la pietra. Mamma, papà, buono. Chi è? Sono io, il brigadiere De Martino. Brigadiere Bello, a che debbo il piacere di questa vostra visita? Chiamami in un momento con me, Salvatore. E che tengo a spartare con voi, brigadiere? Che brutto ambiente ho visto. Prima mangiate in due stesse piatte e poi pugnalate di spalle. Avete mai avuto una telefonata, Salvatore? E mo' chiamami con me. No, brigadiere. Ma prego, in manetta no. Senza manette, a carità, ci stanno i piccerilli a mamma Nanzi, e sta figura non ne voglia fa. Son Mario, e porto un buon visto mare che ora si sono Shit, the last.
scendo ma sta morte, che mamma me sta scendo.